Nella Bibbia ci sono due modi di manifestarsi dello Spirito. So in the Bible there are two ways of manifesting itself for the Holy Spirit. C'è l'azione carismatica dello Spirito. So there's this charismatic action of the Holy Spirit. E c'è una azione santificatrice dello Spirito. And there's a sanctifying action of the Holy Spirit. Questa consiste nel fatto che lo Spirito dà un cuore nuovo, trasforma e santifica. Which consists of the fact that the Spirit gives you a new heart, it transforms you, it sanctifies you. Queste due modi di agire dello Spirito sono presenti il giorno di Pentecoste. These two ways of acting of the Holy Spirit are there on the day of Pentecost. Lo Spirito si manifesta come Spirito e trasforma il cuore. The Spirit manifests itself as the Spirit that transforms our hearts. Che mette nel cuore la carità infusa. It pours into hearts charity, love. Tutti furono pieni di Spirito Santo, vuol dire che furono pieni dell'amore di Dio. Everyone was filled with the Holy Spirit, that is, everybody was filled with the love of God. E nel giorno di Pentecoste appare anche l'azione carismatica dello Spirito. And on Pentecost Day, the charismatic action of the Holy Spirit is experienced as well. Cominciarono a parlare in altre lingue. They started speaking in other tongues. L'atmosfera era così carismatica in quell'incontro. On that day, on that meeting, the atmosphere was so charismatic. Che la gente pensava che fossero ubriachi. That people thought they were drunk. Lo stesso che pensa quando vede qualche strano vede noi qui. That is the same thing that happens when people see us here gathering and praying this way. Ma soprattutto l'azione carismatica dello Spirito. But the charismatic action of the Holy Spirit, especially, appare nella citazione del profeta Gioele. Appears in the quotation from Joel. The prophet. Secondo Gioele lo Spirito, according to Joel, the Spirit dà la profezia, gives prophecy, visioni, visions, dreams, miracoli e segni, miracles and signs. E questa è l'azione carismatica dello Spirito. And that is the charismatic action of the Holy Spirit. E adesso l'ultimo punto sul quale voglio insistere un po' di più. And the last point I want to bring up. Questi due modi di agire dello Spirito. These two different ways of acting of the Holy Spirit. Che abbiamo visto in tutta la Bibbia e nel giorno di Pentecoste. That we have seen throughout the Bible and on the day of Pentecost. Ai nostri tempi si sono manifestati di nuovo in un modo drammatico nel rinnovamento carismatico. They have had a dramatic manifestation in our day in the charismatic renewal. Anzitutto l'azione trasformante e santificante dello Spirito. In the first place, the transforming and sanctifying action of the Holy Spirit. Il grande teologo Congar, great theologian Congar, dunque un estraneo, non un membro del rinnovamento, he's an outsider, he's not a member of the charismatic renewal, in un grande congresso internazionale, in a big international gathering conference, disse queste parole, said these words, che io ho qui in inglese, that I have here in English, però che possiamo tradurre, which we can get translated. Come diceva, non situare in questa corrente di grazia. As he said, this current of grace. Come non considerare in questa corrente di grazia. How can we not see in this current of grace? Dello Spirito Santo il rinnovamento carismatico. Of the Holy Spirit, the charismatic renewal. Esso si è diffuso in poco tempo come fuoco nella steppa. It has been widespread in very quickly, just like the fire in open fields. E lui diceva questo nel 1981. And he said this in 1981. E ancora diceva, è ben più che una moda. And he said, it's a lot more than just a fascia. Un aspetto che colpisce è questo. Something that strikes us is this. Esso cambia la vita della gente. It does change people's lives. Cambia la vita della gente. It does change people's lives. È vero o no? Is that true?
La vostra vita è cambiata? Has your life changed? Anche la mia è cambiata, gloria di Dio. Il primo effetto che io ho sperimentato del battesimo nello Spirito, the first effect of baptism in the Holy Spirit in my life, è che quando ho aperto il breviario per dire l'ufficio delle letture, was that when I opened my prayer book to pray the prayers, i salmi sembravano scritti per me il giorno prima. Psalms seemed as if they had been written for me personally on the day before. Poi quando la Convent Station in New Jersey, sono andato nella convento dei Cappuccini di Washington. And when from that convention in New Jersey, I moved to the Capuchin House in Washington. Mi sentivo attratto alla chiesa come da una calamita. I felt I was attracted to the church like just like to a magnet. E questo era una scoperta della preghiera. And this is a discovery of prayer. Ed era una preghiera trinitaria. And it was a trinitarian prayer. Il padre sembrava impaziente di parlarmi di Gesù. The father seemed to be so eager to speak to me about Jesus. E Gesù voleva rivelarmi il padre. And Jesus wanted to reveal the father to me. Questa esperienza che ti lascia senza parole. It is just an experience that leaves you without any words. You can say anything in front of it. Ma il rinnovamento carismatico ha fatto riapparire nella Chiesa anche l'azione carismatica dello Spirito. But the charismatic renewal revealed again the charismatic action of the Holy Spirit. Non solo quindi l'azione santificatrice trasformante, ma anche l'azione carismatica. So not only the sanctifying action, but also the charismatic action. In questo senso, il rinnovamento carismatico è stato la risposta di Dio alla preghiera di Giovanni 23. So in this sense, the charismatic renewal was God's answer to the prayer of John the 23rd. La preghiera per una nuova Pentecoste. A prayer for a new Pentecost. È stato anche la risposta di Dio. It has also been the answer of God. A quello che la Chiesa aveva scritto nella Lumen Gentium 12. To what the Church had written in Lumen Gentium, paragraph 12. Lo Spirito Santo. The Holy Spirit. Non solo attraverso i sacramenti e i ministeri santifica la Chiesa. Sanctifies the Church not only through the sacraments and ministries. Ma anche distribuendo ogni sorta di carisma. By bestowing all sorts of charisms. E questi carismi, essendo atti per l'edificazione della Chiesa. And these charisms are there for the upbuilding of the Church. Devono essere accolti con gratitudine e consolazione. And so they have to be received with gratefulness and with consolation. Quando parlo ai vescovi, ai preti, spesso ricordo queste parole: dovrete ricevere i carismatici con gratitudine e consolazione. When I speak to priests and bishops, I always say this: you have to receive the welcome charismatics with gratefulness and consolation. Questi giorni ho sentito che nel raduno di tutti i movimenti ecclesiali. So these days I heard that during this gathering of all these church movements, si insiste molto sui carismi dei vari istituti religiosi. They're insisting a lot on the various charisms of the secular and religious institutes. Si parla molto del carisma dei fondatori. They speak a lot about the charisms of the founders. Questo è legittimo. Which is legitimate. Però questo è un significato tardivo e secondario della parola carisma. But this is a secondary meaning of the word charism. È un uso moderno. It is a modern use of the word charism. Forse a mio parere sarebbe meglio di parlare di spiritualità anziché di carisma. In my opinion, perhaps it would be better to say spirituality instead of charism. Io parlerei della spiritualità francescana più che del carisma francescano. I would rather say Franciscan spirituality than Franciscan charism. È un senso legittimo. Of course it is legitimate. Però to say this. Non dovremmo smarrire il senso che esiste un'accezione forte della parola carisma. But we should not lose sight that there is a strong meaning of the word charism. E il rinnovamento carismatico ha fatto riemergere nella Chiesa i carismi pentecostali. Charismatic renewal stirred up Pentecostal charisms in the church. Quelli precisamente
quelli precisamente che erano andati perduti. Specifically those that had been lost. E noi siamo responsabili di questo. And we are responsible for this. In alcuni ambienti, forse compresa anche la nostra Italia, in some places or circles, including Italy, for example, ci sono state delle tensioni tra questi due modi di agire dello Spirito. There has been some tension between these two ways of acting of the Holy Spirit. Mi sembra un po' di vedere dappertutto nel rinnovamento mondiale in the renewal worldwide, it seems to me, questa dialettica. That I can see this, dynamics, this alcuni accettano di più l'azione santificatrice dello Spirito. Some people put a greater stress on the sanctifying action of the Holy Spirit. E quindi l'importanza dei sacramenti. That is the importance of sacraments. La santità personale. Personal holiness. Altri accettano di più invece l'aspetto carismatico. Some other people emphasize the charismatic aspect. Compresi alcuni carismi un po' straordinari. Including some extraordinary charisms. Questa tensione è normale. This kind of tension between the two is normal. Perché abbiamo visto che questi due modi di agire dello Spirito sono tutti e due presenti nella Bibbia e Pentecoste. Because as we have seen, both of these ways of acting of the Spirit are present throughout the Bible and the life of the Church. Dobbiamo cercare di tenerli insieme. We have to try and keep them together. E siccome nessuno può esaurire tutta la potenzialità dello Spirito. And since nobody can use or manifest the whole power of the Holy Spirit. Dobbiamo accettare che altri facciano quello che noi non facciamo. We have to accept that others would do what we cannot do. Io do atto ai membri direttivi del rinnovamento, ai coordinatori. I acknowledge to the leaders of the renewal. Che questo è quello che cercano di fare. That this is what they're trying to do. Ma anche a livello di base dobbiamo aiutarli. But even at the grassroots we need to help them. Non identificare il rinnovamento solo o con l'azione santificatrice personale o con i carismi. We should not identify the renewal just with the sanctifying action of the Holy Spirit or just with the charisms. Ma ringraziare che altri facciano quello che noi magari non possiamo fare. But we have to thank the others that are perhaps doing what we cannot do. Allora, questa breve presentazione del rinnovamento è tutto un bilancio trionfale. So, in this brief presentation of the renewal, is everything a big triumph? No. No. Sappiamo bene che ci sono stati tanti difetti. We know well that we have had so many defects. Tanti fallimenti personali e comunitari. Failures at a personal and at a community level. E abbiamo spesso reso difficile al resto della Chiesa di accettare questa grazia. And we have often prevented the church from easily accepting this grace. Per questo anche è un'occasione di pentimento. So this is also an occasion, an opportunity for repentance. Ma lasciamo il pentimento per un'altra occasione. But actually, let us leave repentance out this time. E questa volta vogliamo concentrarci su un commosso ringraziamento. And we want to especially focus on thanking, on thanking with our moved hearts. No, ma io nel mio inglese che avevo preparato avevo un'espressione migliore. He had a better English expression for this. So. E heartfelt gratitude. An amazed gratitude. Amazed. To the amazing grace we should reply with an amazed gratitude. So let us intone a kind of magnificat of the charismatic renewal of the Holy Spirit. And if intoniamo un magnificat del rinnovamento allo Spirito Santo in questa occasione, e se le parole non bastano, and if words are not enough, abbiamo sempre la possibilità di cantare in lingue. We can